Maestro, ci siamo, una nuova prova da far tremare i polsi. È una prova difficile per questi ragazzi e soprattutto io sono contento di averli portati in questi due luoghi straordinari di Firenze, che sono il Maggio Musicale Fiorentino, la sala meta del Maggio Musicale e la cattedrale, il primo durante la celebrazione del cardinale, perché vengono a contatto con una realtà diversa anche da quella che hanno respirato dentro il conservatorio, dentro l'accademia, e si confrontano con luoghi che appunto fanno tremare i polsi anche a personaggi che fanno il professionista ormai da svariati decenni. Quindi è credo, un grosso risultato non soltanto per la classe di esercitazioni corali e per la classe di direzione d'orchestra, per l'orchestra del conservatorio, per le classi di canto. È una grande, credo, conquista anche proprio dell'istituzione, che mi auguro capisca quanto è importante in questa città portare i giovani, chi sta studiando e chi spera di poter fare questa professione, non di fare musicista come hobby, riuscire a averli portati in questi luoghi straordinari. Cosa ascolteremo? Ascolteremo allora un breve brano di Bruch con Nidrei per violoncello e archi, molto bello, molto affascinante. Poi ascolteremo la Missa Solemnis di Mozart, la K337, per orchestra, coro e solisti, e il Te Deum Laudamus di Mozart. Quindi lavori grossi, lavori importanti. E in questi giorni abbiamo lavorato con grande passione, abbiamo lavorato in villa, ieri abbiamo fatto una bella prova nella sala regia al Maggio Musicale, quindi i ragazzi per la prima volta hanno visto un luogo dove anche nella sala regia ci sono i pannelli per diciamo, creare un'acustica ideale, cosa che per loro è un po' una specie di sogno, insomma. Hanno lavorato bene, oggi abbiamo un'altra breve prova fra le 5 e le 7 prima del concerto e stasera alle 20 si rompe il ghiaccio e questi giovani si confronteranno, si spera anche con un pubblico che mediamente è abituato ad andare a sentire i grandi nomi, l'Orchestra del Maggio e quindi compagini e personaggi veramente di livello internazionale. Qual è la soddisfazione di fare questo tipo di lavoro all'interno di un percorso che trova l'apice in questi momenti, ma che dura mesi, no? Ma la soddisfazione è soprattutto vedere che la musica è un viaggio, no? Io credo che, come la vita, cioè è un percorso ben preciso dove ogni giorno cambia qualcosa, ogni giorno si capisce e si impara qualcosa. E non imparano soltanto gli studenti, imparano anche quelli che appunto vengono definiti docenti. Il docente, nel momento in cui cerca di spiegare e di insegnare qualcosa, impara, deve imparare qualcosa. Perché se non entra in quest'ordine di idee, io sono convinto dopo 40 anni di insegnamento di avere molto più imparato che aver dato. Cioè nel momento in cui dai, impari dalle persone, dai ragazzi. Io ho visto tante generazioni, ho visto le generazioni degli anni 50 e ora ho dei ragazzi che sono nati nel 2002, nel 2003, quindi ho veramente 50 anni di giovani che mi sono passati davanti. E quindi la più grande soddisfazione è vedere che questo viaggio serva a qualcosa, cioè che questo viaggio è qualcosa che li porta a maturare, li porta a provare delle emozioni, a capire che il mondo emozionale è quello che poi gli serve anche a sopravvivere in una realtà, soprattutto oggi, molto difficile, molto complicata, inutile stare a dire cosa sta succedendo nel mondo, e quindi uscire un po' dal dolore per entrare in una dimensione che è la dimensione della bellezza, che io penso, credo, ci salverà comunque.